Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questo errore riguardo ad Apex Legends, che quando vai ad aprirlo non si apre per colpa di questo errore. Ogni tanto quando giochi potrebbe anche uscirti questo errore riguardo all'FS Check Async Request impronunciabile, però però questo errore va risolto in 4 passi. Quindi, in descrizione vi ho lasciato un percorso file da mettere su esegui, come puoi vedere esegui, oppure lo avvii qua sopra, cioè scrivi esegui. Prendi quel percorso file in descrizione, copia e fai incolla qua sopra e premi ok. Ti porterà in questa cartella, tu dovrai cancellare queste 3 cartelle. Cancelliamo queste 3 cartelle. Chiudiamo qua. Ora andiamo su Electronic Arts, oppure se hai Steam farò lo stesso che farò su Electronic Arts, quindi vado su Apex Legends, vado su Gestisci, visualizza le proprietà, opzioni di avvio avanzate. Quindi in questo caso, sempre in descrizione, vi ho lasciato un comando da aggiungere sulla proprietà di Apex Legends, quindi Ctrl V. Eccolo qua, fai salva. Una volta salvato, questo era il secondo passaggio di Electronic Arts. Andiamo su Steam, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto su Electronic Arts. Andiamo sulla libreria, prendo un esempio, quindi non ho Apex su Steam, quindi vado sulla rotellina del gioco, gestisci, proprietà, file locali, generali, e qui opzioni di avvio. E metti sotto l'opzione di avvio questo comando per Apex Legends. Chiudiamo qua. Ora non ci resta che fare una verifica dei file, ma prima di fare questo andiamo sempre su Gestisci, visualizza le proprietà del gioco, visita, invece di Steam, rotellina, proprietà, file locali, sfoglia i file locali, e ti porterà nella cartella di Apex Legends. Ok? Quindi io adesso vado nella sua cartella, cancello così questo Easy Anti-Cheat Launcher, cancello questo R5 Apex, questo e questo, chiudo qua, e prima di fare la riparazione del gioco andiamo un attimo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento su GeForce Experience per quelli che hanno Nvidia, quindi GeForce Experience. Vado su driver e vedo se devo fare qualche aggiornamento. Il mio ultimo aggiornamento l'ho fatto il 30 di maggio. Invece per AMD dovete fare gli aggiornamenti su AMD Radeon Software. E da lì potete fare aggiornamenti sulla vostra scheda video AMD. Potete fare qualsiasi cosa là sopra. Potete anche controllare, modificare i colori dello schermo, tutto. Ok? E che vi posso dire di più? Allora, poi andiamo a fare su, cioè andiamo su Gestisci, andiamo su Gestisci, ok, ripara il gioco, e non ci resta che aspettare questa riparazione di Apex Legends. Ok, una volta fatto tutti questi 4 passaggi più la riparazione che è stata completata, andiamo ad avviare Apex con il comando aggiuntivo che sta in descrizione. Dopo un'elaborazione di tutti i file e dopo una grande compilazione di tutti i processi, Apex è andato, anche cancellando quelle 3 cartelle, più le applicazioni, più l'Easy Anti-Cheat, più fatta una riparazione, non riscontro problemi nel gioco. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like, e se hai problemi, commenta. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!